Potete controllare il routing del vostro segnale semplicemente andando su menu, kit, output. Sullo output troverete il routing principale del vostro segnale, che può andare direttamente al master e alle cuffie, oppure può passare per l'effetto 1 premendo più, o per l'effetto 2, oppure può non andare al master ma andare direttamente al sub e alle cuffie. Questo può essere utile ad esempio con una sub kick, che non necessita di andare al master, oppure può andare soltanto alle cuffie. Il pannello MIDI invece vi permetterà di controllare le MIDI notes e i controlli esterni. Questo può essere molto utile ad esempio perché potete attivare le vostre sequenze dal computer che non è nemmeno nello stage, semplicemente colpendo uno dei pad oppure un pedale trigger. Spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e condividere.